Una domanda che ci viene rivolta spesso in merito all'impianto solare termico: quanto costa? Questa è una domanda che anch'io diverse volte, quando devo andare a fare investimento, mi pongono: ma quanto devo investire? Piano piano, lavorandoci, quanto devo investire su qualche cosa mi porta a ragionare e a dire: ma quello che vado a spendere quanto mi rende? Cioè, a fronte del costo dell'investimento, che ritorno c'ho? Quindi c'è da capire se è più opportuno valutare da solo quanto è l'investimento, oppure non sia più opportuno paragonare quanto è l'investimento e quanto è il ritorno dell'investimento, e soprattutto per quanto tempo me lo dà, e ancora di più quali sono le spese che dovrò sostenere negli anni per avere quel ritorno economico. Ecco, nel caso del solare termico, noi sappiamo che a seconda che metto un impianto a circolazione naturale, due pannelli 200 litri o uno più grande perché la famiglia è più grande 300 litri, o siccome circolazione naturale è più economico, funziona bene ma è un po' antiestetico perché ha il bombolone di accumulo dell'acqua calda sopra il tetto ben visibile, magari non mi piace tanto, allora voglio mettere l'accumulo dove c'ho un posto, in garage, nel locale caldaia o da altre parti, e allora lì ci vuole un impianto un po' più sofisticato a circolazione forzata. Quindi quanto costa può variare da 2.000 euro fino a 5.000 euro. Innanzitutto il costo, grazie al conto termico, trovando una società che te lo sconta subito, a te viene soltanto il 35%. Quindi un impianto a circolazione forzata, 300 litri e 3 pannelli, perché almeno ti produce più acqua calda anche nel periodo invernale, ti viene a costare in opera 4.500 euro. Circa 3.000, un po' di meno, 2.900 euro te le dà il conto termico, quindi a te ti rimane soltanto 1.600 euro. Ma queste 1.600 euro quanto ti fanno risparmiare? 400 euro all'anno, quindi in 4 anni hai ripagato completamente il tuo impianto solare termico a costo zero. Di fatto, dal quinto anno in poi l'acqua calda ce l'avrai gratis e anche l'impianto ce l'avrai gratis. In realtà ci avrai un po' di manutenzione. Se è un impianto che ha problemi di stagnazione, quindi gli devi cambiare l'acqua con il glicol spesso, una volta all'anno o una volta ogni 2 anni, ci devi mettere 200-300 euro all'anno di manutenzione. Se invece è un impianto che c'ha la garanzia che non raggiunge i problemi legati alla stagnazione, allora l'acqua con il glicol gliela devi andare a cambiare ogni 6-7-8 anni e sono sempre 200-300 euro all'anno, quindi il vantaggio è molto molto evidente. Allora, più che quanto costa e basta, il nostro suggerimento è quanto costa e, nel tuo caso, quanto ti fa risparmiare. Ecco, un buon piano finanziario ti aiuta a chiarirti questo per la migliore scelta. A te la decisione finale.